Noi siamo nodi di un iperteso generalizzato. Tu, io, lui, siamo tutti pezzi di un discorso ipertestuale globale. E Twitter porta su questo una dimensione in più di un accesso per pochi soldi e pochi, come dire, praticamente gratuitamente, un accesso a un grido d'allarme o di interesse o di qualche succeda, una contemporaneità, una democrazia anche di un segnale che parla della realtà quotidiana di ciascuno di noi. Incanta l'uditorio di Più Libri Più Liberi, Derek De Kerckhove, considerato l'erede di Marshall McLuhan, del quale sa discutere tutto, a partire dal famoso decalogo che rilegge così: oggi la cultura è connessione, lo spazio di incontro una miriade di differenze. E poi... Il prossimo medium, qual che sia, sarà l'estensione della coscienza, vedi internet. Non sarà contenuto della televisione, ma contenerà la televisione. Vedi la gente che adesso vanno sul schermo del computer piuttosto che quello della TV. Trasformerà la televisione come una forma d'arte. Vedi YouTube, vedi la messa a disposizione di ciascuno di noi dei mezzi più costosi di produzione e distribuzione del mondo. Sarà un strumento di ricerca e di comunicazione, questo è banale. Sarà un recupero di tutta l'informazione, questo è banale. Sarà l'organo banale, ma in 52 di dire la cosa quando il computer è così grande, no. Però la cosa più bella sarà il rovesciamento dell'ordine normale della biblioteca. Perché? Perché infatti noi oggi abbiamo fatto con i tag e i parole chiave la possibilità di connettere, interconnettere tutto, vuol dire non più andare sull'ierarchia di informazione ma sull'associazione di informazioni. Fondamentale. Questo cosa comporta però nel cambiare del nostro approccio alla cultura? Cambia le nostre strutture cognitive, no, le nostre pratiche cognitive. Per esempio adesso la nostra pratica cognitiva si vede nei suoi studenti che prendono un pezzo su Google, su Wikipedia, su questo, mettono questi pezzi insieme e va via. Oggi un inconscio digitale, vale a dire ci sono tante cose di noi di cui noi non siamo a conoscenza ma che sono accessibili per gli altri, volgarizzando è così. La definizione la più brutale, l'inconscio digitale è tutto che si sa su di te che tu non sai, già basta così. Ma è anche vero che l'informazione su di noi si accumula nelle banche di dati nel mondo, sono veramente tecnicamente lì, benché possono anche essere sbagliate, può succedere che sono sbagliate, però sono a disposizione. Di un sistema che fa l'interpretazione, che vuol dire che noi siamo a disposizione letteralmente delle cose che normalmente sono riservate alla nostra intimità, a disposizione del capo d'industria, del governo, di quel che sia. Io dice, dovrebbe essere un diritto costituzionale che noi protegge contro questo. A che fine fa la nostra interiorità, la nostra persona in tutto questo? E questo è il problema. Il problema è che i ragazzi oggi, mettendosi sulla rete piuttosto che dentro la lettura, siamo l'ultimo tempio della lettura e della vita privata, perché dipende chiaramente dalla lettura, invece di fare questo e penosamente far crescere il loro dramma freudiano o altro, sono a divulgarsi, pubblicarsi sulla rete con profili. Per loro un problema di profili non c'entra, perché il profilo è la loro natura, la loro seconda natura, e così via. Allora vediamo come proteggere, grazie al libro, tutta questa domanda della vita privata, dell'essere privato. Il libro digitale, secondo lei, cambierà anche questa fruizione privata e personale? Il libro digitale è un ibrido a tanti livelli. Il libro digitale è la risposta dell'alfabeto ai sensi, come il multimedia, come la realtà virtuale. Quando i greci hanno inventato l'alfabeto, hanno eliminato i sensi del discorso umano, hanno dato la priorità a una cosa non sensoriale. Il libro digitale è il ritorno dei sensi, è il ritorno delle muse insieme, piuttosto le varie forme d'arte che ti vengono insieme a disposizione. Allora sì, il libro digitale aiuta a continuare ad inserire la lettera e l'analisi e il spirito d'analisi di ciascuno di noi, senz'altro, non è che perdiamo tutto. Però se questa lettura non viene più come una cosa interna, ma una cosa condivisa con un schermo fuori della testa. Per questo che dice, manteniamo questo libro, manteniamo questo tempio dei libri, perché continuerà ad assicurare veramente da se stesso l'identità privata. Questo trionfo della smaterializzazione, dell'immaterialità, si avvera un po' quell'altra profezia, non di McLuhan, che diceva il XXI secolo sarà spirituale?
Penso assolutamente di sì, forse che non siamo ancora lì, ci andiamo, forse sì, forse che da Wikileaks a Occupy Wall Street c'è una dimensione etica che si organizza a un livello globale e che una spiritualità globale dovrà essere non una religione, Dio no, non una religione, ma una spiritualità sul vero, una comunicazione, vuol dire che noi abbiamo intorno di noi, grazie a questo, un'ora elettronica che è un'ora globale. Tutto si mettono insieme, vuol dire la possibilità di immaginare, a partire di questa metafora tecnica, arriviamo a una sensibilità pratica. E quello sarebbe spirituale, sono d'accordo con McLuhan.